Proposta Freeride, questo è il nuovissimo VTA 108, ok? Questo è uno sci concepito per quello che noi chiamiamo il Touring Freeride, ok? Quindi per chi non ha come priorità solo la discesa, ma che comunque la discesa continua a rappresentare un aspetto importante. Quindi backcountry, prende, pella, va su in salita, ma la discesa se la gode. Non è quella croce da portare come molti invece di sci alpinisti gli tocca fare. Quindi questo sci comunque una struttura rivisitata comunque in legno, ma molto alleggerita, un carbon tip, ok? Quindi carbonio nella fase di punta, tutto alleggerito e soprattutto la geometria che derivano direttamente dal freeride con un 108 in centro che permettono un eccellente galleggiamento. Particolarità di questo sci, come l'altra linea VTA, è l'iSoft Top Sheet. L'iSoft Top Sheet è praticamente un sistema che non permette al ghiaccio di attaccarsi alla serigrafia, in modo tale che risulta più leggero sia in salita e anche comunque più maneggevole in discesa. È un ottimo sci per il backcountry perché è adatto anche a fare delle piccole gite con le pelli di foca. L'ho trovato molto leggero, quindi la sua leggerezza lo rende maneggevole e facile, quindi è anche consigliato per un pubblico che si approccia per le prime volte al mondo del freeride. Mi è piaciuto come sci. È uno sci che mi ha stupito tantissimo la sua leggerezza. Cioè, sicuramente è uno sci per chi esercita l'alpinismo ed è molto comodo. Mi ha stupito tantissimo anche la sua stabilità in neve fresca, vista la sua leggerezza. L'ho trovato subito molto leggero, ho notato chiaramente che si può pellare. È adatto sicuramente a lunghi giri in montagna, dove non si va solo in discesa ma si deve anche camminare. Mentre per la fase di discesa l'ho trovato molto rigido e anche abbastanza difficile, soprattutto in fase di raddrizzamento fa un po' quello che vuole. È l'unico sci che stiamo provando in carbonio, è molto duro ma molto leggero, ha poca reattività per il fatto che è fatto in carbonio, però penso che per la salita sarà ottimale.